sempre la CGIL. La posizione autonoma. La CGIL ha la sua posizione autonoma, spero che ci sia una convergenza di posizioni, mi pare che il senso di marcia sia lo stesso, non so se la CGIL è d'accordo con le proposte che faccio io sull'articolo 18, però sicuramente io voglio migliorare le protezioni, poi la CGIL dirà esattamente qual è la sua posizione, la sua piattaforma, ha scritto anche un documento. Ma il problema, isolamento di chi? Io penso che abbiamo visto sull'articolo 18 che Fassino, che aveva detto va bene, comincia ad avere dei dubbi. Mi pare che la UIL abbia manifestato un dubbio. L'UGL ha manifestato un dubbio. Il sistema delle imprese ha degli altri dubbi sui costi che dovranno sostenere le imprese per questa riforma. Mi pare che Monsignor Bregantini della CEI, quello che è responsabile del lavoro, abbia detto l'uomo non è merce, bene, sono con te. Finalmente le mie idee, non finalmente, da tempo, di socialista europeo, perché così mi considero, convergono con le idee del cattolicesimo sociale, perché quella è la nostra radice, quelle due radici che dobbiamo unire, i valori del socialismo e i valori dei fondamentali della Chiesa sociale. Possiamo risalire al 1891, all'enciclica di Leone XIII, la Rerum Novarum, che per la prima volta fa sì che la Chiesa si occupi della questione sociale, e nel 91 si fonda la prima Camera del Lavoro qui a Torino, a Milano e a Piacenza, e nel 92 c'è il manifesto del Partito Socialista e la fondazione del Partito Socialista Italiano. In quei due anni dell'Ottocento avvengono fenomeni di contrasto che sono durati un secolo. Adesso noi stiamo cercando di unirli dentro il Partito Democratico, ma su quale valore? Il fondamento sociale, l'attenzione agli ultimi, l'attenzione ai deboli, l'attenzione alla giustizia sociale, all'eguaglianza, perché se disperdiamo questi valori e non li traduciamo in leggi, ripeto, non abbiamo un animo. Noi dobbiamo fare questa operazione, essere critici quando questa visione viene servita. Quindi noi non è che ci proponiamo di far cadere il governo, ma non possiamo neanche accettare tutto quello che dice il governo, prendere, ripeto ancora una volta, la scatola chiusa. 25 pagine sono una cosa complicata. Voi pensate a tradurre queste 25 pagine in una proposta di legge. 10 capitoli. Chi mi dice qui isolato, ma io so già come sarà la musica, eh? Io presento due emendamenti, poi vi dico qua. Il PDL ne presenterà 100, l'UDC ne presenterà altri, l'IDV ne presenterà altri, ci saranno 1000 emendamenti. Ci saranno 1000 emendamenti. Allora di questi 1000 emendamenti dovremmo sapere che noi dobbiamo scegliere quelli, come abbiamo fatto per le pensioni, essenziali. E poi guardate che la politica è fatta così: se noi il PDL sosteniamo questo governo, se vogliamo far passare un emendamento nostro, bisogna far passare un emendamento loro. Si chiama accordo politico, perché se non c'è l'accordo politico ci annulliamo a vicenda e vince il governo con il testo com'è. Il mitico Alfano, segretario del PDL, ha cominciato dicendo sia chiaro non se ne parla. Ieri ha cominciato a dire uno vostro, uno nostro. Mettiamoci d'accordo. Io in commissione lavoro sono pronto, ho fatto gli accordi sulle pensioni, non sono mica scemo, eh. I due ordini del giorno, la prima cosa che ho fatto, li ho fatti firmare agli altri partiti, perché quando Monti si è visto arrivare un ordine del giorno unitario, ci ha pensato su, non me l'ha respinto, se lo presentavo da solo non passava, perché se al momento del voto me lo voto da solo e gli altri mi votano contro, io vado sotto, evidente. Quindi non sarà una cosa breve. Io apprezzo il fatto che non c'è un decreto legge e c'è una proposta di legge che ci dà modo, Monti l'ha detto, non accetto nessuna intromissione, sarà il Parlamento a decidere i cambiamenti. Il Parlamento può fare soltanto questo: o respinge la mia proposta o l'accetta com'è, oppure la modifica. Penso che la modifica.